Statistiche del primo tempo a livello individuale, vedete le prove in doppia cifra di Pierce, Rondo e Bryant. Dall'altra parte spicca un Gasol finora da 1 su 4 e 2 punti. Spicca il fatto che i Celtics viaggiano col 66%, 21 su 32 rispetto al 44% scarso delle prime 4 gare della serie. Soprattutto indicativo il dato di quello che noi chiamiamo tiro da 2. Per i Boston Celtics 20 su 28. I Lakers hanno tirato 34 volte da 2 e hanno segnato esattamente la metà dei canestri. 10 su 34 contro 20 su 28. Meno 6 con cifre del genere è veramente un affare, e quell'8 a 2 rimbalzi d'attacco dopo il 16 a 8 Celtics di gara 4 è una delle chiavi. Aggiungiamoci quelle 11 palle perse di Boston che complicano l'assunto. Eppure Flavio, i Celtics hanno, a mio modo di vedere, la partita che vogliono dal punto di vista del tipo di partita, fangosa e fisica. Del ritmo e del punteggio, siamo all'ennesima partita ai 90, secondo me i Lakers non sono mai stati così pericolosi. Il 33% dal campo e soprattutto il 66% degli altri non mi sembrano praticabili nel lungo periodo. Sono a meno 6 e credo che stiano aspettando che il principe catalano ci spieghi che cosa non gli è piaciuto per comportarsi come approccio alla gara così. E poi quello che non c'è scritto nelle statistiche, ovvero sia la difesa. Queste sono immagini eccellenti e che ben illustrano cosa significhi difesa per i Celtics. Guardate la posizione di Pierce, per esempio, in questa situazione. Finta l'aiuto 4 o 5 volte, manda fuori ritmo Kobe Bryant. Il principio è sempre quello. Quando si lavora uno contro uno dal palleggio contro questa difesa, non si lavora uno contro uno, si lavora uno contro tre, immediatamente con altri due pronti a intervenire. È veramente un 1 contro 5 quando i Celtics sono al loro meglio, e da metà di gara 3 in poi mi sembrano al loro meglio difensivamente. I numeri non possono mentire in questo caso. Se assommate le percentuali di Bryant fino adesso al 4 su 12 stasera, l'ha ricacciato abbondantemente sotto il 40% dal campo. Obiettivamente il concetto bryantiano di appaiono e scompaiono meglio dell'ultima azione non poteva mostrarcelo. Ron Artest, uno dei protagonisti in positivo nel secondo quarto, anche l'uomo che ha rischiato di accendere la partita da altri punti di vista con quel contatto ai danni di Kevin Garnett che ha poi generato la protesta e spinta da parte di Rondo. Rondo più che mai contraddittorio nel bene, 10 punti, 3 rimbalzi, 3 assist, nel male le 4 perse, quella spinta, la pessima gestione dell'ultimo pallone che ormai gestisce in proprio su base sostanzialmente stabile. Però adesso vedremo se l'attacco dei Lakers può essere condizionato a un altro tempo da 39 o 40 punti o quelli che sono dalla difesa dei Celtics, oppure se Phil Jackson, che è molto bravo in questo col suo staff, ha trovato in spogliatoio qualche antidoto. E secondo me si passa dal catalano veramente distaccato dalla gara, al di là dei numeri 1 su 4. Andiamo a sentire qualche retroscena. 33% we're here, ready in the ball game. That'll be that tough if we move the ball a little bit. We gotta come out in this third quarter, guys, and we gotta up our energy. Starters, up your energy. We gotta play with more energy. And then we just gotta play, keep the game simple. Right. Offensively, be ready to shoot the shots. Be ready to shoot shots when you have opportunities. Guys, we take care of the boards, and we take care of the ball. You know, what did Red Auerbach say? Get the ball, don't give up the ball. That's how we gotta play in the second half. Riferimento a Red Auerbach da parte di Doc Rivers: get the ball, don't give up the ball. Prendete la palla tramite naturalmente i rimbalzi e le palle recuperate, non perdete la palla tramite i rimbalzi concessi e le palle perse. E dall'altra parte Phil Jackson ha detto 33% e siamo in partita, grande affare. E ha detto be ready to shoot the shots, ovvero sia quando ricevete siate pronti a tirare. Direi che l'immagine è quella di Vujacic, la tripla del primo tempo. Assolutamente, e secondo me il ragionamento di Jackson ha senso. Dice: come tiriamo il 33, siamo a meno 6, tirano il 66 e sono a più 6, vuol dire che è una partita che può girare per noi. Si tratta di avere pazienza, lucidità, e non è che quella difesa ti conceda molto, devi prendere il miglior tiro possibile quando c'è. L'impressione è che i Celtics potrebbero davvero rimpiangere quelle 11 palle perse. Qui andiamo a rivedere il pick and roll. Questo pick and roll laterale sta dando grossi problemi ai Los Angeles Lakers. Manca il lavoro dal lato debole di Bynum in questa situazione. Qui cambiano Odom contro Paul Pierce. Pierce prende il tempo di cui ha bisogno, step back, e poi è semplicemente un fuoriclasse. Qui il blocco lo porta Rashid Wallace, cambia l'angolo di blocco all'ultimo momento. Gasol in posizione di contenimento
tre pick and roll, tre diverse difese da parte dei Los Angeles Lakers, tre modi di leggerle da parte dei Boston Celtics. Io fossi Celtics insisterei molto sulla pick and roll. Qui è un dai e vai con Rondo coinvolto, e qui c'è tutto Rondo, è uscito dal campo nel primo tempo tra le contumelie di tutti i compagni, rientra e fa subito canestro. Perché credi di affossarlo nella enorme fiducia in se stesso che ha? Ercolino sempre in piedi, a confronto era uno che andava per terra. Gasol, deviazione di Garnett che vorrebbe anche il possesso da parte di Crawford, continua l'enigma catalano, qui il raddoppio da parte di Kobe Bryant e stavolta rischia troppo, lascia proprio Rondo da solo per due punti molto molto facili. Gasol fronteggiando contro Garnett, grande partenza, arriva Perkins, lo stoppa in stereofonia con The Big Ticket, palla di Rondo incredibile per Pierce, Allen ancora per Paul Pierce dall'angolo, che canestro partendo dalla fase difensiva dei Boston Celtics. Dopo una stoppata del genere i Celtics proprio non li fermi. E adesso sono 11 da recuperare per i Lakers, deve andare al lavoro Kobe Bryant, mi sembra abbastanza chiaro, si isola contro Ray Allen, fischio di Stafford, 3 secondi difensivi immagino da parte di Paul Pierce. Esattamente così, l'idea dei Celtics è diamo a Bryant la sensazione di sentirsi solo sull'isola e vediamo come reagisce. Qua è una di quelle stoppate che cambiano le inerzie di una partita, ancora una volta possiamo stare a discutere fino a domani. Ed ecco l'amministrazione di quel 3 secondi, però è certo che da quelle giocate difensive poi Celtics vanno nella miglior transizione possibile. Direi più che mai opportuno il primo piano per Perkins, qui rivediamo la tripla di Pierce e bisogna segnarla dopo come si era mossa la palla in quel contropiede, guardatelo, darla, riprenderla e mettere il canestro da 3 sul recupero di Bynum, ma Kendrick Perkins è vastamente sottovalutato, quello che fa per questa difesa è incredibile, quanto quello che fa Garnett e quanto quello che fa in attacco questo signore. Ecco, adesso si sente solo sull'isola, vediamo con che effetti. Ray Allen in transizione fermato da Fisher, pronti a bloccare sia Garnett che Perkins che torna sui propri passi, ancora Fisher contro Ray Allen, gran taglio di Rondo, gran palla per Perkins, ha una mezza idea, poi rimette palla per terra contro Bynum, anche il tiro morbido per Kendrick Perkins. Su questo non scommetteteci sempre, sul resto sì, perché questo è un giocatore diventato clamorosamente continuo. E pensare che ha lasciato il liceo direttamente per la NBA e tutto era fuorché continuo e soprattutto solido mentalmente, triangolo formato, blocco di Bynum, palleggio per Kobe Bryant, forza, l'arresto e tiro, oh mamma mia. No, era scontato che approcciasse così, non gli piace niente di quello che sta succedendo. Ultimi 10 minuti del terzo quarto, prove tecniche di fuga per i Boston Celtics, Ray Allen si muove in una situazione classica, Fisher lo perde completamente, Allen lo grazia, ma poi Garnett ruba il pallone, passato malamente da un Gasol, molto difficile da leggere e sinistramente simile a quello dei momenti difficili di Phoenix, e adesso sciopera anche Fisher, Ray Allen lo buca per il layup del più 11. E se vedono Gasol giocare così i Lakers non sanno da che parte voltarsi, tranne una ovviamente che è questa, però non puoi pensare che giochi da solo contro tutti tutta la partita. Non contro questa difesa, avete visto Garnett che diceva vieni, vieni pure, non viene, ma segna il terzo canestro consecutivo, non da solo, più che da solo. No, beh, è chiaramente da solo sull'isola, e però, oddio, come si fa a scommettere contro questo qua? Gran taglio di Garnett e ancora una volta la difesa dei Lakers, è una serie di gente che allarga le braccia, guarda per terra, se la prende col vicino, Jackson e Shaw se la prendono con tutti e 5 e Bryant dall'altra parte li punisce in questa maniera, gioca 1 contro 5, butta via il pallone, Ray Allen per Rondo, salvataggio, va dietro la schiena, oh, non ci posso credere, hai appena salvato una palla che pesa una tonnellata, esci fuori in palleggio e gioca con gli altri 4 o vuoi fare questo lavoro qui? Questo era il suo quinto assist, la giocata successiva non la fa un Harlem Globetrotters contro gli Washington General, vuole andare via dietro la schiena sulla riga di fondo? Ma guarda come gioca bene quando gioca sotto controllo. No, intanto ha due assistenze che fanno impennare i suoi numeri. Partest per Kobe Bryant, Bynum propone una situazione di pick and roll, niente da fare. Questa è la mia partita, finché non venite con me
finché non vi convinco a giocare con me, io gioco uno contro cinque. Quattro tiri, quattro canestri. Senza questi quattro canestri sarebbe finita gara 5. Possiamo scegliere quattro della nostra audience, li metti in campo contro Kobe, cambia poco. Con Kobe cambia poco, sta giocando per conto suo. Questi sono ottavo, nono e decimo punto in meno di 4 minuti. Rabbia pura, agonismo puro, la voglia di segnare la storia di questa partita, di questa serie. E per uno che veste la maglia dei Lakers, fare una partita memorabile a Boston ha un significato doppio. Lo sa bene Paul Pierce, che ha sognato tante volte da bambino e ragazzo di giocare questa partita con la maglia che veste Kobe Bryant. La gioca invece ironia della sorte con l'altra, blocco irregolare da parte di Pau Gasol, e Ray Allen adesso sta difendendo in maniera favolosa nonostante le cifre di Kobe Bryant. È una persa per i Lakers ed è frustrazione aggiuntiva per Kobe, e a mio modo di vedere, nei limiti dell'umanamente possibile, sta facendo la miglior partita difensiva della sua carriera. Fischio che Gasol non ha condiviso. Forse il fallo di Bryant, se è fallo di Gasol, infatti è di Bryant. Gasol era perfettamente fermo, qui prova ad aiutare ma arriva tardi. Emorragia assoluta per i Los Angeles Lakers. Il fallo di Kobe Bryant ci sta molto più di quello di Pau Gasol. Il pubblico tutto in piedi al TD Garden. Orrenda partenza dei Lakers nel terzo quarto. I Celtics ci sono. La verità ha un nome e un numero, il 34, e fa veramente male. Paul Pierce, the captain and the truth, provano a volar via i Boston Celtics più 11. Wade in tribuna, il suo futuro è naturalmente materia di dibattito, come i suoi incontri recenti con altri giocatori in scadenza di contratto. Uno di questi incontri sarebbe stato organizzato a Los Angeles con la partecipazione di Chris Bosh e di Joe Johnson. Adesso però ci sono solo Lakers e Celtics. Nel mirino di tutti gli appassionati NBA, questa scarica è terrificante, terrificante. Eppure il tabellone dice Celtics, e anche più di quello che dica in senso letterale. Pensate cosa direbbe senza la scarica. E veramente questa è la considerazione da fare: senza la scarica sarebbe quasi finita. La scarica non è finita invece! Pazzesco! E avete visto come è entrato in campo? Sembrava veramente Napoleone. Sì, perché ha visto i primi due possessi per Gasol, zero. Allora ha detto, vabbè, allora gioco io e solo io. Tocca Bynum, controlla Fischer in tuffo, suo l'ultimo tocco, e Bryant ha le energie anche per prendersela con gli arbitri chiedendo il possesso di questo pallone. Di tutti i canestri della scarica, questo è inimmaginabile. Oh no, oh no. A parte la bellezza, che è stordente, gioca solo lui ovviamente, quanto può andare avanti così? Non più di 3-4 minuti a naso, ma mai come abbiamo proposto scommettere contro Kobe Bryant. E soprattutto adesso vediamo se qualcuno gli va dietro, oppure se i compagni, ed è possibile, mettono ulteriormente la retromarcia vedendo questo comportamento del loro leader. È sempre molto molto difficile capire l'effetto che fanno momenti di questo tipo sul gruppo. Adesso Bryant è concentrato anche in difesa su Rondo, gira Pierce sui blocchi, segna! Arriva il fischio arbitrale che non convalida il canestro, se capisco bene. Stafford ha annullato il canestro per un fallo di Ray Allen, direi. No, il canestro è convalidato. Evidentemente il segnale non era relativo a quello. Se abbiamo Ray Allen sul fondo contro Fischer, il fallo è a rimbalzo ed è un fallo stranissimo per l'NBA. Vedete che Stafford annulla, però la nostra grafica porta 6-2, 5-1. Come è giusto che sia. Kobe quanto resiste a chiedere a Jackson, dammelo a me Pierce. Alzata per Kobe di Fischer, vola al 15° piano e si inventa ancora due punti. Inizio di quarto leggendario del 24, e il bello è che la partita è totalmente dalla parte dei Celtics al momento. Palleggio di Rondo, Garnett contro Gasol che esagera questa volta e fa rimpiangere tutto l'inizio del quarto in cui non ha difeso. Stavolta difende, ma troppo, tra virgolette. Manda in lunetta KG. Oh, per i soli parziali sono 14 punti nel terzo quarto di Kobe, e il 13° e 14°
commentali tu, perché sono un po' a corto. Non ho mai visto una situazione del genere, non ho mai visto una prestazione individuale di questo tipo a livello di serie finale. Casa o trasferta non cambia molto, non avere ancora impatto sulla partita, nel senso che i Celtics dopo ogni canestro di Kobe vanno dall'altra parte e giocano meglio rispetto alla situazione precedente. Significa una forza d'animo impressionante. I Celtics stanno tirando col 70%, non succede in pre-season, eh? C'è qualcosa che non può continuare così. Una delle due cose non può continuare, o meglio, non dovrebbe continuare con quello che abbiamo visto in questa serie finale. 6-4-5-3, vantaggio Boston, quasi a metà del terzo quarto. Palla nelle mani di Kobe, vanno in sette praticamente contro di lui. Guardate Perkins al centro del campo, spazio per tutti. Artesta attacca Ray Allen, poi esita 10 volte. Blocco di Gasol, circumnavigata di Artesta, da centro campo Bryant! Ancora! Kobe Bryant! È un pretesto per fargliela prendere alla fine dell'azione. Gliela tolgono dalle mani mandando due, tre giocatori, però poi alla fine la riprende. E adesso difende forte su Rondo, Fischer a inseguire e perdere Ray Allen, ci mette una mano Artesta e poi spende un fallo assolutamente immotivato ai danni di Paul Pierce. Chi molla per primo? I Celtics o il 24? Chi molla per primo? Qualcuno prima o poi dovrà lasciar giù qualche cosa. Questo è un tiro da 8,5 metri. E Wade dice, ma io questa roba l'ho già vista da qualche parte. Esatto, ero piccolo, vivevo a Chicago e c'era uno bravo nella mia squadra. Quella per cui facevo il tifo, quella che vorrebbe tanto riavermi come giocatore vicino a lui, il figlio che si diletta con i videogame. E però è la tua occasione della vita, esatto. Zairone. Zaire, o come diavolo ti chiami? Post medio per Paul Pierce, lavora contro Luke Walton, messo in campo a sorpresa da parte di Phil Jackson. Pierce sbaglia, poi Rondo non riesce a controllare i Lakers con gli avversari che hanno il 70%, 69% dal campo, sono meno 8 e possesso è possibile solo nell'incredibile mondo di Kobe Bean Bryant, che rimette la palla nelle mani di Walton, taglia forte, sono in 3 contro di lui, diventano 4 con Garnett, ancora Bryant e non va lontanissimo dal bersaglio, tocca Gasol, tocca Bynum, parte Rondo, lascia lì tutti, poi il suo arresto, arriva Bynum e gli rovina letteralmente addosso. I Lakers hanno necessità non tanto e non solo di trovare un'alternativa offensiva a Bryant. Number one, all right? We want to make sure we stop everybody else too, all right? Offensively, keep playing together, keep playing together. Listen, they're gonna throw some blows. You gotta take them and keep going, right? That's what we're doing right now. Non ci interessa cosa fa Kobe Bryant, ci interessa fermare tutti gli altri. Garnett contro Gasol, Garnett inventa un clamoroso canestro, fallo di un Gasol in sbandata del tutto incontrollata, ha detto Doc Rivers. Ci arriveranno addosso dei pugni, dobbiamo resistere. Mannaggia se resistono. Beh, resistono in maniera epica, spettacoloso momento di Garnett. I pugni sono 21, perché se aggiungete i 4 punti con cui ha concluso il secondo quarto, ai 17 che ha segnato, fanno 21 consecutivi. Tutti i punti dei Los Angeles Lakers sono firmati Kobe Bryant. Ma i Lakers non riescono difensivamente a rimettere le mani su questa partita, e con il Bryant che abbiamo visto, il Bryant che fa ballare la lingua, sono sotto di 11 lunghezze a 5 minuti dal termine del terzo quarto. Blocco di Bynum, un palleggio di Walton, taglia forte Fischer, riceve Gasol, va su morbido, Garnett cancella, ancora Kobe Bryant sulla palla. Assolutamente non decrittabile il comportamento di Pau Gasol, leone nelle prime due partite di questa serie, poi leggermente sul piano inclinato e scomparso adesso in questo terzo quarto. Non gli piace questo tipo di pallacanestro, è abbastanza evidente, vuole più tocchi e più fluidità offensiva. Spettacolosa stoppata di Kevin Garnett, però ci avevano raccontato che con Bynum attivo in campo, e sono quasi 26 minuti, non ci sarebbero stati più problemi per i Lakers a centro area. Oddio, 5 su 5 Garnett, 2 su 2 Perkins, 1 più 1 Wallace, 100% dei lunghi avversari. E i lunghi avversari stanno dominando la partita al pari dei 24 di Paul Pierce.
Pierce ha sbagliato quel tiro contro Walton in cui è stato beffato dal ferro. Per il resto ha 11 su 15, 11 su 16 con quell'errore per 24 punti. E come vedete c'è ancora una parte interessante di partita da giocare. Adesso ancora Walton per Pierce, che gioca a due con Rondo. Altro consegnato, cambio accettato da Bryant. Walton con Rondo, matchup difficile per i Los Angeles Lakers. Resiste Walton, palleggio di Garnett, step back contro Gasol, primo ferro, rimbalzo di Perkins. E Bynum è veramente frastornato dalla situazione. Dentro per Garnett, fuori per Perkins. Perkins vuole fare il playmaker, si azzarda un attimo a far questo. Fischer accoppiato con Ray Allen, va per terra, gli arbitri non si impietosiscono. Due punti per Ray Allen. Continua a sanguinare la difesa dei Lakers davanti a degli squali che adesso vedono la tangibile possibilità di andare a Los Angeles in vantaggio 3-2. Pick and roll, win quickie tra Fischer e Kobe Bryant. Sale per ricevere Bynum, mette la palla nelle mani di Bryant, che trova il ferro ed è già un miracolo. Questo tiro però c'entrava veramente poco. Ultimo tocco di Bynum, Lakers all'isteria totale. E Gasol avete visto con le mani nei capelli, scontentissimo del tipo di partita. E qua chiaramente questo è un tipo di contatto che fischiano a favore del difensore una volta ogni quattro. Ancora Allen contro Fischer in post medio, era iniziata così la serie, poi è proseguita in maniera completamente diversa. Blocco per Garnett, buon lavoro stavolta di Gasol che deve occuparsi di Rondo che danza lungo la linea di fondo. Riapre per Pierce che attacca Walton, lo lascia lì, arresto e tiro, sbaglia, Garnett tocca anche questa, Rondo con il salvataggio. Fischio da parte di Crawford che prima prova un affondo di terza e poi assegna la stoccata dove deve assegnarla, cioè i Lakers. Però averne di Crawford come stasera, nonostante tutto. Decisamente, anche perché la partita è troppo anche per lui, non riesce a superare quello che stanno facendo Kobe e i Celtics. Sì, senza il protagonismo scompare davanti alla grandezza. Triangolo formato, Fischer dentro per Gasol, buona palla, Garnett non vuole farlo segnare neanche qui. Gasol continua a cercare il doppio tecnico con Perkins, Perkins molto bravo, ecco però con il massimo rispetto per tutti, che Phil Jackson ci dica che lui queste cose non le fa. Non so se l'ha detto lui a Gasol, però Gasol sta cercando da almeno tre partite il doppio tecnico di Perkins in maniera palese e solare. Evidente, un'altra domanda, mentre Gasol viene anticipato ancora da Garnett, Odom che fine ha fatto? Già, Odom dovrebbe essere da qualche parte. Ray Allen in transizione appoggia al vetro, continua a correre il tassametro dei punti per i Boston Celtics che continuano a viaggiare ben al di sopra del 65%. Bryant contro tutti, Walton mette palla per terra contro Allen, riapre per Fischer, tiro da due punti e sbagliato, rimbalzo di Garnett, partita incredibile, nono rimbalzo per The Revolution. Rondo si ferma, riparte, si riferma, vorrebbe ripartire, Garnett vuole la palla, Rondo non gliela dà. Neppure se si chiama Kevin Garnett, gliela dà solo adesso dove non la vuole Garnett e alla fine la perdono. La più classica delle rondate. Vi racconto questo piccolo dettaglio. Hanno detto a Rondo, nel 97 Allen ha partecipato alla gara di schiacciati. Chi? Ray? Coi piedi nel cemento. È intervenuto Garnett. Ehi, giovane! E questo per dirvi chi ha ragione Rondo, chi sia il 24. Beh, non avete bisogno che lo spieghiamo noi. In una partita tra virgolette normale, quando una squadra tira col 67% e gli avversari hanno il 39%, quella partita è già finita, morta, sepolta. Questa non è una partita normale, è una gara 5 di finale sul 2-2, quindi aspettiamo a darla per conclusa. Ma certo non c'è dubbio su chi stia guidando questa partita e chi stia inseguendo in maniera disperata, e disperato vale nelle due accezioni del termine. Questo è il calendario di impegni per USA Basketball, la nazionale degli Stati Uniti, che sarà in Turchia per i campionati del mondo, sperando di non ripetere la sconfitta di Saitama in Giappone. Ma tutto questo è futuro, come è futuro l'estate dei free agent, la lotta per le panchine, ne rimangono due, Cleveland e Los Angeles Clippers, e magari sono anche legate intimamente. Bisogna vivere nel momento, predica il signore che sta ultimando il suo time out. È il momento dei Lakers
è un momento, come dire, non bellissimo. 19-0 è il confronto Kobe contro tutti gli altri bambini. Per quel concetto di solo sull'isola, sinceramente più di 19-0 in un quarto non mi viene in mente niente. E per una volta io non mi sento di discutere quello che ha fatto Kobe Bryant. Nessuno degli altri bambini, giusto appunto, ha fatto vedere di volergli andare dietro, o anche di tirare una volta da centrocampo per manifestare il suo disappunto, o soprattutto difensivamente far vedere che notava, come dire, che Kobe stava cercando di riportarli in partita. Nessuno ha fatto questo, neanche lontanamente. No, e poi un giorno magari ci spiegheranno che cosa ha fatto di male Odom a questo punto per non apparire fino adesso nel terzo quarto. Magari c'è qualche novità. Sacrificato per Bynum, che ad adesso in 28 minuti ha preso un rimbalzo e chiaramente ho l'impressione si sia accesa la spia rossa. Il palleggio per Farmar, che viene utilizzato in questo quintetto. C'è Odom, c'è Walton e c'è Kobe Bryant assieme a Gasol. Per Phil Jackson c'è anche Tony Allen a lavorare contro il pericolo pubblico numero uno, che taglia vicino a Gasol, che lascia lì tutti, prova la schiacciata e subisce il fallo da parte di Big Baby, che naturalmente non ha i centimetri per fermare Gasol a quell'altezza. Gasol vorrebbe anche il canestro valido. Arriva di sicuro il fallo, di sicuro almeno un tiro libero, spera arrivino anche due punti Gasol, e sì che sono due punti, e anche nettamente. Gasol con molta presenza vede la mano in mezzo al canestro da parte di Big Baby, canestro giustamente convalidato. Ineccepibile. Appena si è liberata l'area Gasol, improvvisamente una partenza stentorea uno contro uno. La presenza di Odom gli allarga lo spazio per operare, mi sembra evidente che sia una scelta quasi obbligatoria. Intanto completa il gioco da tre punti e c'è vita. C'è vita, soprattutto c'è un canestro di Gasol, il secondo su sette tentativi. Sono pochi due, pochissimi sette dietro la schiena, rondo contro Farmar. Due blocchi in fila in orizzontale per Paul Pierce in una situazione di loop, mezzo passo di vantaggio, scarico per Big Baby che non esita, primo ferro, rimbalzo di Kobe, salvataggio acrobatico, partono in contropiede i Lakers e sono già cinque le maglie bianco-verdi all'interno della zona difensiva dei Celtics, ma non tornano bene contro Odom, partenza un po' lanciata, infrazione di passi, dicono correttamente i difensori dei Celtics, gli arbitri però vedono il fallo ai danni di La Marvelous. Due falli spesi in un amen da Big Baby, beh, gara 4 non la ripeti propriamente tutte le sere, No, è sostanzialmente impossibile. Però comunque all'inizio del secondo quarto la panchina un minimo di scintilla l'ha data alla partita. Adesso la Marodom secondo me ha il compito più importante in assoluto, quello di dimostrare a Phil Jackson e allo staff tecnico che può giocare l'intero quarto periodo. Non dipende da quanti punti fa, dipende da quanto è la sua presenza sul terreno. Intanto riposino per Kobe con l'ingresso di Vujacic. Si è lasciato guardare, Kobe, il terzo quarto. Con Odom in campo comunque i Lakers hanno un più 3, se dovesse segnare sto libero più 4. Un minuto 49 secondi al termine, niente Kobe, niente Artest, niente Fisher. Una mossa classica per Phil Jackson nei momenti di difficoltà. C'è Walton, c'è Vujacic, c'è Farmar. Odom è una riserva solo di nome, c'è Gasol, titolare anche di fatto. Rondo lascia lì Farmar, poi Odom tiene la posizione e recupero è perfezionato da parte di Vujacic. Ancora una volta ripensamenti in corsa di Rondo piuttosto pericolosi. Punta per Walton, brutta spaziatura per i Lakers, arriva dal nulla Tony Allen e impasta la palla di Gasol contro il tabellone. Pierce nel traffico tiene la posizione, riapre per Tony Allen, autore di una giocata incredibile, misteriosa per energie. Pierce contro Farmar in transizione, gradisce naturalmente il fatto di essere marcato da uno più piccolo, gli mangia in testa, si muove la retina. Più 12 Celtics. Un livello di attività fisica in bianco-verde irripetibile. Quanto è alto, Allen? Facciamo 1,91? Forse 1,91, ma guardate Rondo, deviazione sul passaggio diretto a Farmar. Odom riapre per Walton, Walton che riapre per Vujacic, piedi per terra, importante da tre. Solo rete per Sasha Vujacic. Canestro che viene considerato da due punti da parte degli arbitri. Spread mi sembra la chiamata da parte di Doc Rivers. Normalmente è un gioco per coinvolgere Pierce e Rondo. Rondo è all'ala e allora solo Pierce che attacca in palleggio. Riapre per Tony Allen che la
mette per terra Vujicic, si butta troppo presto, il tiro è cortissimo, il rimbalzo di Odom che effettivamente sembra aver capito la lezione e sta dando qualcosa alla sua squadra e al suo allenatore. In uscita dalla panchina corrono sostanzialmente assieme i due cronometri, i Lakers con un possesso di enorme importanza senza Kobe Bryant in campo. Volata di Odom che sente di poter tirare sopra Big Baby, Gasol controlla due volte e segna praticamente sulla sirena il canestro più importante della sua serata, finora inguardabile per approccio e per resa. Kobe Bryant tiene in qualche maniera in vita le speranze dei Lakers, terzo quarto di enormi emozioni, ma soprattutto giù il cappello davanti ai Celtics. E a un meraviglioso Paul Pierce che a questo intermedio è a quota 26. Gli ultimi due possessi di Gasol e Odom fanno pensare che se saranno questi nel quarto quarto, decisamente sull'isola, Kobe non è più da solo. Probabilmente della partita e della serie, quarto periodo, gara 5 NBA Finals 2010, Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, Rajon Rondo e tutti i Boston Celtics impressionati ancora una volta. Questa è una squadra che ha come riferimento i Big Three, 34 e 32 anni. Beh, non sembra onestamente. La serata in cui hanno giocato tutti e tre, perché Ray Allen, che è sopra il 50% dal campo e più 12 di cosiddetto plus minus, ha difeso in maniera enciclopedica nei limiti dell'umanamente possibile contro Kobe Bryant. Sontuosa partita, sontuosi i primi tre quarti per Paul Pierce e impressionante impatto fisico di Garnett. Rondo è Rondo, ha 8 assist e 7 perse, la rondata classica. Avery Johnson vicino a Mikhail Prokhorov, sulla destra il russo, nuovo proprietario dei New Jersey Nets, e Avery Johnson il suo nuovo allenatore, uno dei 5 nuovi allenatori. Avery Johnson piuttosto felice, se solo non ci fosse il salary cap, caro Avery, saresti in una bella situazione. Esatto, stando a una accreditata dottrina, per poter invece allenare LeBron James bisogna aspettare quei 3 anni a Cleveland. Avete visto che Gasol in questa azione è andato a chiedere il canestro convalidato, è nevrastenico questa sera, però gli ultimi minuti sono un po' migliori. Questa potrebbe essere la singola più bella giocata atletica spesa da un 1,90 negli ultimi anni di Finals NBA. E c'è una statistica assolutamente incredibile: 7 stoppate per i Boston Celtics, 0 per i Los Angeles Lakers, quelli per esempio delle 14 stoppate di gara 2, così per pescare un dato all'interno di questa serie che non è illeggibile, è più che illeggibile. Abbiamo avuto problemi dall'inizio e sono peggiorati. Well, we just kept playing. I thought we overreacted for a little while, but listen, he's a great player. But it's only 2 or 3 points. It's just like if anybody was scoring. So we just got to maintain our composure and finish our quarters. We've been off the second and third quarter, we're off the way we finished the quarters out. Doc, your offense for the first time in this series up about 66%. What's different about it? Transition. We're getting stops. We got to rebound a little bit better. And then we got to take care of the ball. But transition is great. Thank you. Enorme, enorme capacità di leggere la partita da parte di Doc Rivers, molto molto freddo, ha attribuito la migliorata percentuale alla difesa che alimenta il contropiede e al controllo dei rimbalzi, mentre è tornato Gasol e questo per la partita è sicuramente un vantaggio meno per i Boston Celtics. E prima ha detto: tanto Kobe Bryant i suoi punti li fa comunque, non dobbiamo overreact, non dobbiamo reagire in maniera esagerata e perdere la compostezza, e questo sicuramente lo ha trasmesso alla squadra che ha continuato a giocare anche in quel momento incredibile. Rashid Wallace sbaglia, rimbalzo di Odom, Odom e Gasol, Gasol e Odom al momento contano anche più di Kobe Bryant. Odom addirittura va verso destra, trova Gasol all'ultimo momento, rimette palla per terra Gasol, sorprende Farmar, mi rimangio tutto. Sì, anche perché è tornato Rashid, déjà vu, ovvero sia Rivers riparte nel quarto quarto di gara 5 con lo stesso quintetto con cui ha giocato la partita precedente e che gliel'ha vinta. Sì, però adesso è un vantaggio, non un inseguimento. 7-3, 6-7, 6 punti sono pochi per promettersi il futuro, direbbe qualcuno, e soprattutto se stai tirando il 64%, Rashid, piedi per terra! Da 3, l'unico giocatore al mondo che dopo aver sbagliato quel tiro può prendersi questo e metterlo. A Napoli direbbero Obro e su.
davvero professore, professore soprattutto di difesa, ma anche in attacco può non danneggiarti. Eccolo ancora il suo duello con Gasol, uscita di Vujicic, attacca Ray Allen, aiuto proprio di Rashinsky, oscura la vallata, rimbalzo di Tony Allen e apertura per Nate Robinson, drag, piccherò in transizione con Big Baby, spara Robinson e c'entra veramente come i cavoli all'ora della merenda, rimbalzo di Gasol, apertura per Kobe Bryant, mandato verso la linea di fondo, Gasol finta di passaggio verso Kobe, ancora accoppiato con Tony Allen, c'è Rashid nella zona, si allontana Gasol per lasciare spazio a Kobe Bryant che attacca Tony Allen, ha girato Allen, aiuto di Big Baby, niente da fare. Ancora Kobe Bryant. E anche lì non è che puoi far molto meglio di Tony Allen, che nell'azione precedente, quella della grande difesa di Wallace, è andato a fare un tagliafuori su Gasol semplicemente perfetto. Stoppata di Bryant, chiudendo la strada a Tony Allen. E anche da questo punto di vista, ma le energie dove le sta prendendo? Veramente, qua guardate come tiene la penetrazione. E d'altra parte però questo qua, cosa volete dire? Come diceva Hopper, se avessi le parole non l'avrei dipinto. Il palleggio di Big Baby che rischia il fallo. Poi ancora un blocco che ferma Vujicic, fermato anche Farmar. Robinson attacca, si apre il Mar Rosso davanti a lui. Odom si arrabbia con Vujicic, mi sembra che ne abbia tutte le ragioni. Il risultato sono due punti di Robinson che naturalmente abbaia letteralmente in faccia Jordan Farmar. Altro contatto duro tra il numero 4 e Farmar. Ancora le parole di Robinson. Il palleggio per Jordy, questo il nome per i compagni. Bryant sbaglia, spinta di Gasol, ai danni di Rashid Wallace, la palla dei Celtics. Cosa vuoi definire l'attacco dei Lakers in questo momento? Isterico. Isterico, obiettivamente isterico. La partita è lunghissima e ancora molto equilibrata. L'idea di Odom qua è che Vujicic debba fare un passo, semplicemente un passo, però questo è un canestro imbarazzante da subire a questo momento della partita. Imbarazzante, Vujicic dice sì, però ricordati che io marco Ray Allen e se vengo ad aiutare è un tiro da tre piedi per terra di Ray Allen che potrebbe anche farci ancora più male. Robinson ancora in palleggio, attacca immediatamente, scambia con Rashid Wallace, piccherò l'alto, Odom si fa vedere, poi recupera contro Rashid che legge bene la situazione, potrebbe ricevere da Pierce, palla ferma adesso nell'attacco dei Celtics, Pierce contro Kobe Bryant che difende per davvero, rimbalzo di Vujicic, brutto attacco dei Celtics, no. 9 da recuperare per i Lakers. Bryant accoppiato con Pierce in questo momento. Odom trova Farmar che spara da centrocampo sul primo ferro senza troppo costrutto. Rimbalzo di Ray Allen e palleggio per mettere la palla nelle mani di Nate Robinson. Ogni attacco guidato da Robinson è croce o delizia per Doc Rivers. Non c'è via di mezzo. Blocco di Robinson, taglio di Pierce che riceve da Garnett. Isolamento per Pierce contro Kobe Bryant che muove i piedi, si stacca Vujicic, centro area per Pierce, fischio di Stafford, che partita per Pierce. Niente da aggiungere, interessante cosa ha fatto Rivers, il quintetto secondo più Allen l'ha tenuto in campo in realtà 3 minuti, ha rimesso Garnett, non è lo stesso tipo di partita, un conto è l'emozione della rimonta, un conto la difficoltà della gestione, mi sembra tutto sommato una buona scelta. Oh, Pierce e Garnett, amore poco, tecnica tanta. Indubbiamente i Lakers hanno avuto enormi difficoltà nella parte centrale di questa serie, al di là del risultato di gara 3. Vediamo le scelte di Coach Jackson e le vedete. Fuori Gasol, torna Bynum per lui e torna Artestin alla piccola. E vediamo l'impatto di Ron Artest mentre Paul Pierce è in lunetta, insegue la quota 30 già superata da parte di Kobe Bryant. E come si conviene a una partita di questo tipo, c'è sempre la sfida all'OK Corral. Sì, e i due andranno avanti finché sarà possibile. Paul Pierce è a 27, questi sono i primi 2 tiri liberi della sua partita, una partita molto economica anche dal punto di vista della distribuzione dello sforzo, sbaglia il secondo, rimbalzo di Artest, Odom e Fisher vogliono far entrare i Lakers nel loro attacco, si fa vedere Kobe Bryant, attacca immediatamente Ray Allen, serie di perni, riapre per Fisher che gli rimette immediatamente la palla in mano, ancora Bryant che incrocia davanti a Ray Allen. Solo per come ha creato spazio in questa situazione e per le energie che ha speso per prenderla, giocarla, rimetterla in mano a Fisher.
farsela rimettere in mano. Guardate quanta spesa invece ci sia in quello che fa Kobe Bryant, sempre al massimo, è pazzesco. E però la Lamborghini Murciela quella la devi saper guidare, ha dei fondamentali perfetti, non fa mai infrazione di passi, mai. Incredibile, assolutamente incredibile che si possa giocare così ed essere sotto, ben al di là di quello che dica il tabellone nella sostanza. Meno 8 Lakers, 33esimo punto di un Kobe Bryant cestisticamente sovrannaturale. Pierce all'ultimo momento cambia idea per Robinson, che fortunatamente cambia idea e pesca Ray Allen, lasciato lì da Fisher, scomparso difensivamente nel secondo tempo. Assist di Nate Robinson e tutti in piedi ad applaudire la sua capacità di rinunciare al tiro forzato. Palleggio di Odom al gomito Bryant a lavorare contro Ray Allen. Odom attacca Garnett e segna un canestro che non possono permettersi in tanti. I Lakers hanno la netta sensazione che questa partita conti tanto. Pronti a tornare Rondo e qualcun altro, mi sembra Kendrick Perkins se vedo bene, palla nelle mani di Paul Pierce, isolato contro Artest, sale Garnett, blocco per un pick and roll di tipo step up andando verso la linea di fondo, ancora Pierce e Garnett a giocare a due, non un grande attacco per i Celtics, il tiro è sbagliato, il tocco da parte di Ron Artest, la palla secondo Artest e dei Lakers, secondo Callahan che ha il fischietto in bocca, è di Boston. Ed è di Boston, andiamo a rivederlo questo possesso e se fosse il miglior passaggio della carriera di Nate Robinson, peraltro la difesa faccia a faccia di Fisher contro Allen in certi momenti questa sera è un po' scomparsa. Ne abbiamo parlato nel primo tempo, questa è una cosa che i Celtics possono fare di più e infatti adesso comincia a inseguire in maniera un po' più normale tra virgolette Fisher, che vuole continuare a negare i movimenti di Allen, continuano le botte senza mezzi termini tra i due, doppio fallo e la decisione di Callahan mi sembra la più giusta, la più dentro lo spirito del gioco. Fisher inizia il contatto ma Allen poi ci entra volentieri. È un duello tremendo tra i due, con Fisher che, come dicevo in precedenza, sui flop, cioè diciamo sulle simulazioni, ha un fischio su 4. Se però la sbaglia la simulazione, poi Allen ha un tiro appoggiato al vetro. Questo è un duello e obiettivamente si poteva fischiare per parecchio tempo da una parte e dall'altra. Ancora una volta per quelli che vogliono arbitrare questo gioco, molta comprensione, molta ammirazione, ma anche tanti auguri. Qui fallo in attacco, blocco di Perkins e dal blocco di Perkins del replay precedente a 8 contatti di Allen e 8 contatti di Fisher, c'erano 17 fischi a disposizione, sì, sì, nel raggio di 8-10 secondi. Assolutamente ineccepibile e l'idea di Rivers è play, giochiamo ragazzi, giochiamo, non facciamoci tirar dentro in una situazione che non riusciamo a gestire a livello emozionale. Odom per Artest sul lato di Bynum, gran difesa di Perkins, spinta puerile da parte di Andrew Bynum, palla persa sanguinosissima per i Lakers. Sì, e sarebbe anche da rivedere, tra l'altro Perkins in grande controllo da quando è stato messo nella condizione che da lì in poi c'era il Kenyan, ovvero sia la squalifica. Monumentale partita secondo me di Kendrick Perkins, certo non riassunta dal 2 su 2 per 4 punti e 5 rimbalzi, meglio magari dal più 9 con lui sul terreno di gioco, Ray Allen sul lato di Pierce, isolato contro Artest, ancora botte tra Ray Allen e Fisher, lontano dalla palla, mette palla per terra, Pierce gira Artest, arriva tardi Bynum, gli arbitri decidono di non fischiare questa volta, Odom a tutta velocità riapre per Artest, tre importantissimo, secondo ferro, rimbalzo di Odom che inventa un canestro d'assoluto fuori classe. State qui, 6 punti, 6 minuti, è ancora lungo e il Mamba è sempre in zona. E l'uomo barometro che si chiama Lamar Odom sta cominciando a giocare, signori, sono i Lakers. Sono i Lakers, 6 rimbalzi per Lamar Odom, nessuno più importante di questo che permette a Los Angeles di avere ancora una possibilità legittima di vincere questa partita. Doc Rivers continua a predicare alla sua squadra lo stesso concetto. Da una parte giocare assieme in attacco, della difesa non si preoccupa perché quella effettivamente funziona, e il secondo concetto su cui insiste è non cadiamo in trappole, distrazioni, provocazioni eccetera eccetera. All'inizio di questo time out ha detto walk away, girate la testa e andatevene quando c'è qualcosa di pericoloso in giro. E non a caso in gara 4
ha trovato un buon pretesto per mandare negli spogliatoi Rashid Wallace, che doveva farsi trattare la schiena. Poi tra serie e faccetto ha detto no, l'ho fatto anche perché così non mi pigliasse il tecnico, e mi sa che fosse più serio che faceto, perché Rashid era un attimo da prenderlo con l'amministrazione dello stesso e la squalifica per questa partita. Los Angeles Lakers che inseguono sostanzialmente dall'inizio di questa partita, di certo inseguono da metà del secondo quarto, sono andati sotto in maniera totale all'inizio del terzo quarto, proprio quando Kobe Bryant li ha tenuti appena con la testa appena sopra il livello dell'acqua, li ha messi in grado di respirare ogni tanto. Adesso il tabellone dice 6 punti, la partita continua a non dire 6 punti, a dire molto più di 6 punti, però 6 sono, e Spike Lee, che ha passato qualche ora con Kobe Bryant, sa, come sa John Havlicek, come sa Dwayne Wade, che ci sono ottimi giocatori, grandi giocatori, grandissimi giocatori, e poi c'è una ionosfera per pochissimi, quelli che possono anche, nuotando controcorrente, fare la grande impresa in trasferta. Però ripeto, la logica di questa partita finora continua a dire Boston Celtics, per questioni difensive non solo. Perkins si guadagna il posto nel quarto periodo con una prova maiuscola, Pierce bene per Garnett, buona uscita dal timeout dei Celtics, Perkins ancora sul lato di Garnett, lo vorrebbe mettere in movimento, Garnett attacca contro Odom, grande difesa di Odom, magnifico canestro di KG, e fan 17, uno più bello dell'altro. Lo stesso giocatore che sembrava spento, sostanzialmente finito al termine di gara 2 a Los Angeles, nonostante la vittoria dei Celtics. Bryant attacca con una certa decisione, Rondo per la quarta volta nella serie gli strappa la palla da dietro, appoggia al vetro rischiando anche l'errore, più 10 Boston Celtics. Il diabolico Rondo fa passare Kobe e da dietro con la prolunga che ha attaccata alle scapole manda a bersaglio il recupero con layup più importante della sua carriera. Uscita per Rondo, schiaccia per terra per Kobe, gran difesa di Ray Allen, vanno in due, Fischer intercettato ancora da Rondo che mette una palla impossibile nelle mani di Ray Allen. Ray Allen rischia l'infrazione di passi, succede di tutto, e fallo contro i Lakers. Bryant furente, Boston potrebbe aver piazzato il parziale che fa la differenza definitiva. Due recuperi di Rajon Rondo in perfetto stile Rondo, il tocco da dietro e l'intercetto da football. E in perfetto stile Rondo va certo, a un millimetro dal sbagliare il layup e a un angstrom dal buttare via la palla sul passaggio. Lo statistico che segue questa partita, Rondo l'ha cerchiato come nome, abbiamo 7 perse, 8 assist, 3 recuperi, non si sa più cosa fare. Blocco piccolo per lungo, il cosiddetto cross screen, Ray Allen per Kevin Garnett, è tornato Gasol finalmente, libera la linea di fondo, Garnett vuole il centro, torna sul fondo, passi non fischiati, poi rimbalzo di Gasol sul tiro sbagliato, Odom controlla per Kobe Bryant, lui pure ci mette mezzo passo in più, Garnett a centrocampo a levare la palla dalle mani di Bryant e poi a recuperarla anche, si tuffa Odom, palla a due. Ma che partita sta facendo Garnett? Garnett sta facendo una partita di difficile descrizione, nel possesso precedente peraltro sontuosa difesa di Gasol, rientrato che non è andato per la stoppata. Qua Garnett ha messo le mani sul passaggio senza vederlo, di puro istinto. Di puro istinto, recuperando dopo quel raddoppio a centrocampo, come insegnano anche a basso livello, muovendo le mani proprio nella possibilità di toccare o addirittura intercettare il passaggio. E adesso palla 2 tra Garnett e Odom, non perde tantissime palle 2 normalmente Garnett, Odom però ha le braccia lunghe almeno per provarci, niente da fare, Garnett gli prende il tempo e questo è più importante di una tripla. Quante ne ha perse in carriera? 2? 2-3 forse, considerando anche i giorni a Molde in South Carolina, vorrebbe capire cosa ha chiamato Rondo, che ha fatto grandi gesti con le mani ma non ha fatto capire tantissimo. Blocco di Allen per Pierce che va via a tutta velocità, riapre proprio per Allen che batte Fischer, riapre per Perkins che mette palla per terra, riapre per Pierce, fly by della difesa, primo ferro, Rondo dal nulla arriva a deviare, più 12 Boston Celtics, ultimo chilometro e striscione del traguardo in vista per i Boston Celtics. Gasol parte, Perkins è ancora lì, Rondo ce ne ha contro Fischer, tiraccio contro il tabellone, tocca Gasol verso Odom, fischio di Callahan e il fallo
dovrebbe essere da parte di un giocatore dei Boston Celtics. Fallo sulla palla vagante, dovrebbero essere sicuramente possesso, forse due tiri per i Lakers. Oh, alla fine i Lakers con 3:37 a cronometro sono ancora stati tenuti a 75 dalla squadra in verde guidata da questo difficilmente descrivibile playmaker, perché ribadisco, playmaker mi sembrano limiti, i playmaker non pigliano questi rimbalzi davanti a Bryant e Gasol. Ma stiamo scherzando. Palleggio per Odom, ultimi 3.5 in arrivo, trovato Artest, guardate la posizione difensiva di Paul Pierce, Artest con un tiraccio, tocca Perkins, tocca Rondo, ancora una volta ovunque, e poi Bryant contro Paul Pierce a commettere fallo. È l'immagine in questo momento della sconfitta dei Lakers, della grande, incredibile, totale e totalizzante voglia dei Boston Celtics. Paul Pierce vorrebbe riposarsi un attimo, niente da fare, Bryant propone l'ostacolo, falloso secondo gli arbitri, terrificante secondo tempo difensivo di Boston, terrificante. Giocata di esperienza qui di D'Antoni. E certo quella non manca, assieme a tante altre cose, ma non basta l'esperienza per fare una partita del genere. Quinto di Kobe, Artest proprio contro Paul Pierce che tiene la palla ferma, gioca il pick and roll con Allen, si fa vedere Fisher, Allen batte il recupero di Odom, arma la mano di Garnett, dentro e fuori, tocca Fisher, controlla Odom e apertura per Kobe Bryant che ha speso l'incredibile all'inizio del terzo quarto. Ancora la palla in mano, ancora va via da fermo, attacca e trova il fallo di Kevin Garnett. Qualche moneta ce l'ha ancora, ha bisogno di andare in lunetta per tenere i suoi a contatto. La sensazione però che ancora una volta i Celtics nel quarto quarto ti strangolino. Davvero hanno strangolato l'attacco avversario, 2 minuti 55 secondi per completare l'impresa e arrivare a una sola vittoria dal 18° titolo. Di mezzo c'è solo Kobe Bryant e il suo numero 24. Poi per i Lakers un lungo viaggio di ritorno a Los Angeles. Questa è un'immagine che resta nella partita, questo rimbalzo d'attacco di Rondo, i suoi due recuperi, il primo coronato direttamente dal successo, lo rendono protagonista assoluto di una partita che ha dominato all'inizio, rischiato non di perdere ma di riaprire per la sua squadra giocando un po' al contrario in mezzo, e poi per l'ennesima volta griffato, siglato, firmato nel quarto periodo. Sono 4 palloni che ha levato a Kobe Bryant alla stessa maniera dentro questa serie, ti faccio passare e te la pinzo da dietro e poi scappo via perché so già che segnerò il layup. 2 recuperi in gara 2 nella partita che al momento nella serie è probabilmente la più decisiva di tutte. 2-0 Lakers avrebbe dato tutta un'altra impronta a queste 3 partite di Boston, più i 2 recuperi di questa sera. Volendo ci sarebbe anche quello di gara 4, però lì probabilmente la partita era conclusa. Sostanzialmente c'è una sola brutta notizia per i Boston Celtics. Questo è Final Stand, l'ultima recita al TD Bank, no, della stagione. Obiettivamente le serie cambiano a seconda del luogo dove le si giocano, però questi sguardi Mount Rushmore dei Lakers ci fanno pensare, come dicevi prima tu, che queste 6 ore che nella notte aspettano i Lakers in volo transcontinentale saranno piuttosto lunghe. Oltretutto sarà un volo particolarmente lungo per Andrew Bynum e per il suo ginocchio, e da questo punto di vista in gara 6, qualunque sia il risultato di questa gara 5, un'idea ce l'abbiamo, Phil Jackson sarà di fronte a scelte particolarmente complesse. La prima, capire se Gasol è quello accettabile da fine terzo quarto in poi o quello molto meno accettabile fino a quel punto, capire qual è Bynum e soprattutto l'impresa più impossibile in assoluto, capire chi è e cos'è Lamar Odom. Sì, che è l'unico Laker tra l'altro di questa sera con un plus minus favorevole, e l'averlo tenuto fuori 10 minuti nel terzo quarto alla fine secondo me l'han pagato i Lakers, perché lì si è scavato il canyon che è stato difficile da recuperare. Queste le prime giocate di Bynum, che aveva energia all'inizio, 3 su 5 per lui, però una vita dopo siamo a 3 su 6, e scusatemi, un rimbalzo in 32 minuti. Kobe Bryant ancora al lavoro dentro il primo 34° punto
E Doc Rivers, prima della partita, ha espresso alla stampa esattamente, parola per parola, lo stesso concetto che ha espresso la sua squadra all'inizio di questo quarto, dicendo: ma non sarete mica sorpresi di vedere Kobe Bryant a 35 o a 40 o anche a 45 punti. Il problema è credere di poter vincere la partita lo stesso. E qui una cosa è dirlo alla stampa o anche ai giocatori, un'altra è farlo. I Celtics lo hanno fatto e comunque finirà questa serie. Rimane un'impresa che risponde all'impresa di Kobe Bryant, quel clamoroso inizio di terzo quarto. Grande perno di Garnett, deviazione di Artest, recupero perfezionato da parte di Fisher. Viva Dio, anche un minimo di stanchezza per Kevin Garnett. Finora partita incredibile, incommensurabile la sua. Ancora si fa vedere sul pick and roll. Fisher nell'angolo per Artest, che mette palla per terra, trova Gasol, bella palla, ancora Perkins ne ha per provare l'intervento, falloso secondo gli arbitri. Ma quante volte hanno reagito in cinque i difensori dei Boston Celtics? Hanno un contesto complessivo di difesa che è un lavoro prima psicologico che tecnico e fisico fatto da Thibodeau eccezionale. O che parte dalla scalinata di Piazza di Spagna nell'ottobre del 2008, direi, 2007. Comunque qualunque fosse, quando, 2007, quando questa squadra è stata formata, e Garnett sulla scalinata forse più bella del mondo, che raccontava ai suoi nuovi compagni di squadra che cosa sarebbe dovuto succedere. Garnett odia l'addizione Big 3 o Big 4 oppure Big 3 più rondo. Lui crede veramente che i 15 giocatori, compresi Gaffney e Lafayette, siano uno uguale all'altro e uno parimenti importante rispetto all'altro. E anche qui una cosa è dirlo, un'altra è farlo, magari con i suoi modi particolari e peculiari, però farlo e farlo in diversi continenti. Piazza di Spagna inclusa, Ray Allen sbaglia, rimbalzo di Perkins, che è proprio la fotografia di questo concetto. Quanto può essere stato importante Perkins in questa partita? Continuano i segnali di Rondo che sono del tutto incomprensibili per i compagni, specie quando utilizza due mani. Alla fine capisce Garnett che vuole piazzare un blocco per il pick and roll alto. Garnett in palleggio, arresto tiro contro Gasol, secondo ferro, ancora la battaglia tra Fisher e Ray Allen, ancora Perkins pescato in fallo da Crawford. Perkins non è un giocatore di 1,90 m, come faccia ad avere questa resistenza? È veramente impressionante, sorprendente perlomeno. Qua Garnett ha un po' passato il tiro, anche perché con Rondo non è così semplice giocare, perché non sei sicuro che ti passi la palla su questi possessi. E i Boston Celtics stanno continuando a tirare con percentuali incredibili, ma qui ci fanno vedere che appena scende un po' la loro intensità a livello di testa, il loro attacco a metà campo si presta a delle critiche, e sono critiche secondo me fondate. D'accordissimo, anche su questo vale un Artest che alterna il ruolo di uomo di fiducia e di sfiducia di Bryant con frequenze all'interno della stessa partita. Attenzione, un libero qua di Artest che con Pierce le storie tese le sta esplorando tutte è possibile. Interviene Crawford, attenzione, con un altro libero a segno porta i suoi a meno 7. E Pierce prepara l'operazione simpatia per il ritorno a casa a Los Angeles, dove aveva detto, partendo per gara 2 a un minuto o giù di lì dalla fine di gara 2: qui non ci torniamo paesani, però sarebbero i tuoi paesani. Mentre qui arriva un fischio che va contro i Los Angeles Lakers e Rondo non vuole permettere al ball boy di alzare il compagno, fa lui. Comunque vada, martedì notte non prendete impegni, eh? Eh no, non prendete impegni, perché a partire dalle 3.07 comincia una partita che secondo me una volta ogni tanto stimola anche l'ex barba. E perché, esatto, e comunque vada, c'è Larry O'Brien Trophy a bordo campo che guarda. Qui intanto andiamo a vedere cosa è successo, spinta di Gasol ai danni del consueto sospetto Kendrick Perkins, che al momento ha 2 su 2 dal campo, una partita di una solidità impressionante. Non sempre solido in lunetta, adesso deve tirare 2 liberi. Artest ha messo il primo, ma il secondo non è riuscito a segnarlo e sarebbe stato un punto importante, come importante tutto quello che riuscirà a dare Perkins alla sua squadra. Primo sbagliato, telecamere che vanno a cercare Kobe Bryant, anche qui con 101 secondi e 8 punti sono finite quasi tutte le partite. Diciamo tutte quelle che non comprendono il numero 24 tra i 10 sul terreno di gioco. Le istruzioni sono, adesso tiro da 3.
Le istruzioni secondo me sono: occhio che ho 5 falli, quindi non posso spendere il sesto a meno che non siamo veramente nel super finale di partita. Perkins fa 0 su 2, rimbalzo di Gasol, e sì, forse l'istruzione è: adesso tiro io da 3, perché prima in effetti sanguinoso 0 su 2 di Perkins, ma è stato un grande tiratore di liberi e la partita i Celtics non riescono a chiuderla. 100 secondi per arrivare alla sirena. Doc Rivers che dà istruzioni alla sua squadra, e sicuramente tra queste istruzioni ci saranno anche le posizioni dei buoni tiratori di liberi e dei meno buoni tiratori di liberi. Intanto, sorprendentemente, in borghese Mbenga, che addirittura era stato invocato da parte della stampa angelena, risposta di Phil Jackson: e sì, sarebbe una buona idea se solo avesse la testa sul collo. L'ideale, detto dal tuo allenatore prima di un'eventuale gara 5. Anche per Powell, di cui avevamo più o meno paventato l'impiego, niente da fare. La rotazione è stato un cameo di Walton rispetto al passato. Ed effettivamente non ha avuto impatto su questa partita. Uno che si è risparmiato è stato sicuramente Gasol, ma non credo, per questioni di distribuzioni dello sforzo. Finora siamo a 10 punti e 11 rimbalzi, che non è male in una serie finale, ma 4 su 11 dal campo, e al di là dei numeri è mancato in maniera clamorosa, soprattutto in quel momento di terzo quarto in cui il rendimento offensivo rimarchevole del leader della banda sembrava far presagire la possibilità di rientrare in gara. Ecco il leader della banda che riceve il consegnato, manda per aria il pallone, porta a casa 3 tiri liberi, e vedete che Bryant fa segno di sì con la testa. Cosa sta dicendo a Crawford? Sta dicendo: ogni volta che tiro, Allen mi viene addosso, mi viene sotto, si avvicina. Questo genera dei contatti che magari saranno piccoli, ma sono molto significativi. Vedete cosa fa Allen? Si mette proprio sotto. E qui è veramente complesso, ci sono motivi per fischiare, motivi per non fischiare. Onestamente, se fischi questo, allora ci sarebbero almeno 30 falli non fischiati di Ray Allen nella serie, perché è tutta la serie che continua a fare così, e Ray Allen potrebbe dire: però io non ho generato un contatto supplementare. Anche qua poco da aggiungere, non del tutto imprevedibile che volesse il tiro da tre, Kobe. Listen, don't fill them out with fouls. Play solid basketball. E per una volta la squadra non ha esattamente fatto quello che predicava Rivers, che ha detto: don't bail them out with fouls, ovvero sia non tirateli voi fuori dalle loro difficoltà con dei falli. Un fallo su un tiro da tre in questo momento con Bryant nei pressi. No, e dall'altra parte adesso, se tanto mina tanto, the truth, la verità, vuol lui la palla, perché il prossimo possesso è la partita. Intanto tra Odom e Garnett c'è un contatto, oppure è arrivato in campo qualcosa, c'è stata una situazione particolare, come se si fossero toccati col gomito. Mike Callahan sta segnalando qualcosa, deve essere arrivato qualcosa in campo, e infatti va subito dallo speaker a far ammonire il focoso pubblico del TD Garden. Succede veramente di tutto, anche quello che meno ti puoi aspettare. Ma c'è una tensione spaventosa vedendola da qui, chissà sul campo. La faccia di Kobe Bryant da solo ha portato i Lakers almeno 5, sono 38, quella gara da 40 punti sostanzialmente è arrivata, però Rivers aveva detto: i 40 ce li aspettiamo, ma possiamo vincere lo stesso. Per ora sembra realtà, ma mancano 90 secondi per chiudere l'impresa. Odom e Gasol naturalmente in campo con Artes che prende Paul Pierce, deputato a gestire la palla in questo finale. Vediamo se salirà Garnett per un gioco a due. Rondo circumnaviga la linea di fondo, rimanendo a tenere impegnato Kobe Bryant. Ecco il pick and roll tra i due leader emotivi. Rotazione di Bryant che cerca la palla, non la trova. Ray Allen perso, recupero di Bryant, cross da parte di Ray Allen, suona il cronometro di 24 secondi, perché se i compagni dicono la palla ha toccato il ferro, Rivers dice lo stesso, gli arbitri possono andare a controllare con l'instant replay. Attenzione, perché questa è veramente una circostanza che potrebbe scrivere parte della storia di questa partita. Arbitri a confronto, credo che la palla abbia effettivamente toccato il ferro e quindi rimessa con 14 secondi per i Celtics. Ma cosa c'è nell'acqua di Boston? Ray Allen ha preso un tiro da tre punti di questo tipo, palesemente lungo a mio modo di vedere. Ah sì, forse è scheggiato. Il ferro deve averlo toccato, almeno a giudicare dalla variazione di traiettoria del pallone.
difficile capirlo, ma vedete che la palla cambia in maniera abbastanza innaturale traiettoria e poi sostanzialmente lo devono decidere gli arbitri, questo è quello che conta. E gli arbitri adesso devono prendere una decisione importante, perché molto decisivo è quello che verrà messo sul cronometro dei 24 secondi. Di certo i Lakers hanno perso l'occasione del rimbalzo, però in una difesa semi disperata, uno scrambling. Avete visto da dove è partito Bryant mollando Rondo? Vero. Peraltro, senza vedere da che mano sia partito quel tiro, non diresti che questo è un tiro di Ray Allen, eh? No, non lo diresti nella maniera più assoluta. E Ray Allen, 0 su 4 da 3, non segna da 152 minuti. In questa serie è un canestro da 3 punti. Non è un omonimo, eh? È sempre quel Walter Ray Allen, known by middle name, conosciuto con il suo secondo nome, dell'8 su 11 di gara 2. Ma questo non è perfetto, è più che perfetto. Più che perfetto, il tiro per lui, con tanto spazio. Palla che cambia sicuramente direzione, e se cambia direzione così può averlo fatto solo per un tocco con il ferro. Vediamo se da questo super super rallentatore lo capiamo. Sì, dovrebbe esserci stato il tocco col ferro, però non vorrei doverlo decidere, lo lascio agli arbitri. No, dei del basket abbastanza pro Boston. Peraltro aveva preso il rimbalzo molto bene, Perkins ancora una volta molto puntuale e molto solido. Ennesima angolazione che non ci permette di avere la certezza, perché poi comunque la palla picchia contro il tabellone, sembra che cambi la propria corsa, sembra che scheggi il ferro. Perkins era andato a prendere una palla davvero impossibile, impossibile quanto un errore così marchiano da parte del suo numero 20. Può essere il possesso che scrive definitivamente la storia di questa partita. Kobe Bryant e i Lakers tornano in campo. C'è Rasheed Wallace per i Boston Celtics per avere un tiratore di liberi aggiuntivo al posto di Kendrick Perkins. E ci sono i 23 secondi che sono stati rimessi correttamente sul cronometro. Quindi ancora palleggio per Pierce. Vediamo se pick and roll con un piccolo o un lungo, con un piccolo, con Ray Allen. Recupero da parte di Fisher. Scarico per Wallace che prende il tiro da tre, secondo ferro. Rondo vorrebbe anche questa, la trova per un attimo, poi se la trova ancora anche Kevin Garnett. Crawford dice via tutti e palla da due. Rondo non è tagliabile fuori da nessun giocatore sul terreno di gioco, tantomeno in questo sistema difensivo. Esatto, sentiamo Phil Jackson. Than anybody in the NBA, they know how to lose in the fourth quarter. All right, they're just showing us that right now. Phil Jackson stava parlando di come i Boston Celtics siano i migliori nella NBA nel quarto periodo nel fare qualche cosa che però non sono riuscito a intercettare. Non lo so che cosa volesse dire, perché sta dando l'impressione di dire magari sanno come perderla loro, stanno facendo di tutto per metterci di nuovo nella condizione di vincerli. Intanto storie tese tra Ray Allen e Lamar Odom, nessuno che fa un passo indietro, arriva Rondo come piacere e siamo a posto, mentre Kobe Bryant sembra non voler abbandonare la lotta. Questa è una palla a due, impossibile, ma la vince Fisher contro Garnett, non credo ai miei occhi. Artest viene fermato da dietro da un fallo di Pierce che rischia l'impossibile, perché Artest è uno degli uomini più forti del mondo e avrebbe avuto anche la possibilità di completare il gioco da tre punti. Se Artest fa 2 su 2 è un possesso di distanza. Ma Fisher batte Garnett, ma non è possibile. A parte che comunque la palla tutto era tranne che all'apice della sua parabola ascendente. L'unico modo con cui gliela può prendere, obiettivamente è piuttosto discutibile questo non fischio. Molto discutibile, tiri liberi per Artest che prima ne ha tirati due male, questo esce ed è un errore pesantissimo. Eh sì, decisamente pesantissimo, guardate il numero di possessi che possono derivare adesso. 43 secondi, 3 decimi, 8-7-8-2 Boston, 2 sono a vedere al campo, 1 su 3 ai liberi, una prova offensivamente rivedibile, quella di Artest, mattone, arriva Bryant dal nulla, ma gli strappa la palla Paul Pierce, di pura voglia. Bryant si lamenta con Crawford chiedendo un fallo, qui si è visto veramente qualche cosa.
i due pistoleri dell'OK Corral, uno dopo l'altro, a dire questa palla è mia, la voglio indipendentemente da tutte le considerazioni tecniche. E Kobe, certo che Artest avrebbe sbagliato anche il secondo, è andato in maniera impeccabile a rimbalzo e Pierce lo ha voluto più di lui. Fantastico, spero che rivedremo, sono sicuro che rivedremo tutto quello che è successo. Artest intanto al secondo tiro libero ha fatto rimpiangere il Rodman dei grandi tempi, eh? Fantastico, classico secondo ferro di Artest. Guardate Kobe come arriva, Garnett disturba e poi è e poi è Pierce, veramente bravo a crederci, ad andarci. Guardate intanto tra Gasol e Wallace che mazzate, e Pierce che sembra sempre essere quello che si muove di meno, alla fine ha la posizione migliore per strappare la palla. Fantastico, questi sono i campioni a livello più alto possibile. Pierce veramente ha risposto con una partita straordinaria, nessuno ha falli da spendere, c'è qualche time out, uno integrale per i Lakers ed è incredibile quello che abbiamo visto stasera in questo finale. Parte Welcome to the Jungle ed è veramente una giungla in questo momento il TD Garden, c'è una rimessa da effettuare e non è così banale, ancora la ricezione di Pierce e poi Rondo in rovesciata, ancora una volta rocambolesco Rajon Rondo e capolavoro di Paul Pierce. Pierce in versione Jerry Rice con una ricezione vicino alla linea laterale trasformata in un incredibile assist per il suo playmaker. Il timeout integrale, Jackson l'ha speso, the catch. Davvero, the catch, la ricezione, rimessa molto complessa, Garnett butta letteralmente la palla, Pierce non si accontenta di prenderla, la prende e trova Rondo e poi figurati se Rondo perde un'occasione del genere. Erano anni che nel quarto quarto non vedevo così tanti eventi. Montana to Clark, neppure Jerry Rice, bisogna andare ancora più indietro e onestamente lo stile della ricezione di Pierce era simile a quello di Dwight Clark. E poi Rondo appoggia in rovesciata con un altro angolo come quello del primo tempo che non aveva studiato neanche Leonardo da Vinci. Assolutamente, e Artest che doveva spendere quel fallo contro Rondo, non è riuscito a farlo. 8-9, 8-2, Boston in vantaggio sui Lakers per l'ennesima volta. Sembra possibile cominciare ad alzare le mani dal manubrio, ma per l'ennesima volta attenzione a Kobe Bryant, il suo accoppiamento con Ray Allen. Ormai sono botte, cestisticamente parlando, molto prima che la palla venga in campo. Bryant da tre, lungo, rimbalzo per Odom che sfiora il potenziale gioco da tre punti. Poi la palla finisce sulla faccia di Rondo che rimette per Ray Allen. Bisogna raddoppiare da parte Lakers. Artest non se ne avvede nonostante i segnali di Fisher. Rondo che tira il 31% ai liberi, non subisce il fallo da parte di una difesa dei Lakers completamente confusa, che lascia andare via un numero di secondi incredibile e lascia la palla nelle mani di Allen uno contro uno. Allen se la porta dall'altra parte uno contro uno. E no, qua c'è proprio un errore di cattiva comunicazione. Capisco che non facciano il fallo su Allen, ma appena la tocca Rondo, Artest deve spenderlo. E Artest è riuscito a non raddoppiare su Allen e a non far fallo su Rondo. E quindi è di nuovo retrocesso, uomo di sfiducia. E Allen difficilmente fa qualcosa di diverso da un 2 su 2 in una situazione del genere. Il secondo è ancora più importante del primo, darebbe tre possessi di vantaggio ai suoi Boston Celtics con poco più di 18 secondi sul cronometro. Il punto del 3 a 2 è davvero sulla racchetta dei Boston Celtics. Si muove la retina sul libero di Ray Allen. Ultimi spiccioli di speranza per Kobe Bryant e i Lakers. Bryant a cercare il fallo prima del tiro, primo ferro. Tocca Gasol, appoggio al vetro, ma ce ne sono andati 8 secondi abbondanti. Rimessa di Rondo per Garnett, fallo da parte di Odom, meno di 9 secondi. Un 2 su 2 di Garnett significa game 7 match. Questo last stand al TD Banknote è stato pieno di emozioni, pieno di contraddizioni, pieno di momenti straordinari. E però alla fine Boston ti tiene sotto 90 o più o meno ancora una volta.
mi sento di dire che, se come è più che probabile succederà, vinceranno i Celtics, ha vinto la squadra giusta, la squadra della logica di questa partita, quello che ha fatto di più per meritarselo, posto che non esiste il merito nel basket, però per una volta penso che possa esistere. Sì, partita anche come al solito un po' difficile da decifrare. Il Canyon l'hanno scavato nel terzo quarto nonostante Kobe. Intanto Kobe è sempre lì e Garnett sbaglia il primo, segna il secondo. Se i Lakers sanno come hanno un timeout, c'è la possibilità di fare una rimessa veloce per un tiro da tre, e con un tiro da tre a bersaglio un minimo lumicino di possibilità ci sarebbe ancora. Con lo 0 su 2 di Artesta ai liberi pesicchia. Stavo facendo il calcolo anch'io. Che partita. Adesso Rivers però ha ottenuto dai suoi, insieme a Thibodeau, che sta gestendo il timeout essendo difensivo, l'idea di non entrare nella logica di rispondere a Bryant, il cosiddetto overreact. Hanno avuto discreti possessi offensivi e hanno tenuto il ritmo giusto per un numero di possessi per poterla chiudere la partita. Nonostante le forzature dettate dalla sceneggiatura nel finale, Bryant per ora è all'unica partita nella serie al 50%, è entrato in questa gara col 41 complessivo. The catch, la ricezione per Paul Pierce, rimane nella storia di questa partita. Guarda che questa è una giocata inimmaginabile al primo minuto, figurati al 48esimo. Una follia sta rimessa, una follia. E lì c'è stato anche tutto il giocatore di football che c'è in Kevin Garnett, anche per il sangue paterno. Esatto, perché era figlio di Bye Bye 45. Se giochi bene a football non ti prendono e al numero 45 ti chiamano Bye Bye 45. Rapporti papà Garnett discontinui. Non l'unico all'interno di questa serie finale con una storia familiare del genere. 8 secondi, 9 decimi, rimessa veloce per i Lakers, canestro da 3 e fallo. L'unica possibile via d'uscita, anzi impossibile via d'uscita, sarebbe una fuga da Alcatraz per Kobe Bryant e compagni. Attenzione alla posizione naturalmente di Bryant, flare da parte di Fisher che gira sul blocco di Bryant che sale su quello di Gasol. Il terzo tempo da tre di Kobe, primo ferro, poi si lotta a rimbalzo, finisce qui. I Lakers battuti a Boston da una maestosa prova di squadra dei Boston Celtics. Non bastano 38 punti da parte di Kobe Bryant. I Celtics chiudono col 56 dal campo, 27 e quella ricezione di Paul Pierce, 18 e 10 di un incredibile Garnett, 18 anche di Rondo con 8 assist, 7 perse e una macedonia di prodezze, follie che solo Rajon Rondo è in grado di commettere su un campo da basket. Adesso si va a Los Angeles, i Celtics ci hanno regalato una serie finale comunque vada indimenticabile. La logica detterebbe che ci siano tutti gli oli essenziali per una gara 7, ma la logica non ha accompagnato questa serie. Parliamo della rimessa. You know, we just got to play at the end of games and just, you know, stop thinking so much and play through the finish line. I think, you know, we're hesitant at times to turn the ball over, but, you know, it's a good win anyway. Dovevamo solo arrivare alla fine e tagliare la linea del traguardo. Abbiamo perso qualche pallone di troppo, ma adesso è finita. I think as the series is going on, we're finding comfortability spots to where we can do and things we can run. So that's all I think it is. Kevin with a huge night for us tonight. We knew Kobe's gonna come out aggressive. We did a good job in making him take the tough shots. But I think it's just we're getting comfortable as the series going on. And, you know, like I said, players got to make plays right now. Man mano che avanza la serie troviamo i nostri spazi, ma questo momento in cui i giocatori devono fare le giocate. We've been one of the best road teams in all of basketball this year, and we got to get one, man. We're too close to our goal. We got to get one. Congratulations. Un gruppo di grande durezza mentale, siamo troppo vicini alla meta per farcela scappare adesso. Siamo stati una delle migliori squadre in assoluto in trasferta di tutta la stagione. Una delle due dobbiamo vincerla. Direi che in linea di massima non stava solo parlando a vanvera. No, direi che c'è entrato a tutti i punti, oltre ad averli supportati con dei numeri. È vero, se c'è una squadra forte in trasferta in questa stagione 2010, sono i Boston Celtics. Una da vincere su due partite per portare a casa il titolo numero 18.
Ma dall'altra parte c'è il party crasher, il guastafeste per eccellenza. Il suo nome è Kobe Bryant, il suo numero è il 24. Kobe e quel che resta dei Lakers contro i Boston Celtics a una vittoria dal titolo numero 18. Sarà uno scontro tra pesi massimi in gara 6 e dovessero vincere i Lakers, tornerebbe la gara 7 che manca dal 2005, la serie tra Pistons e Spurs. 9-2, 8-6, i Celtics magici, 3-2 nella serie. È tutto per questo appuntamento con l'NBA Finals 2010. Anche per Federico Buffa, con un saluto e un ringraziamento da Flavio Tranquillo.